ragazze, è da un po' che non facevamo video in macchina. Scusa, devo mettere l'aria condizionata a 8000 perché i gradi oggi sono 50. Allora, ho appena ritirato dal mio amico Massi il pacchetto, che non so cosa contenga. Cioè, so che c'è della roba Nabla, ma non so se c'è tutta la collezione, alcune cose, eccetera. In questa giornata di 50 gradi io ho pensato bene di lasciare i capelli sciolti. Very smart. Comunque, Nabla Free Domination, una collezione che io definirei sirenettica, marittima. Ci sono dei turchesi, degli azzurri brillanti, colori del mare e delle sirenette. Allora, andiamo a vedere. Ci sono innanzitutto, vabbè, questo è il pacchetto, color Tiffany, azzurrino chiaro, e ci sono dentro molto bene già tre palette, una grande nera, quella piccola, la Liberty 4, e questa è la Liberty 6. Aspettate, vado a vedere l'altra, che ho visto che ce n'è un'altra. L'ho vista laggiù in fondo. Eccola, questa è la Liberty 4 e questa è la Liberty 6. Allora, questa Liberty 4 già in molte ho visto sui vari social che si stavano lamentando perché già quella da 6 è piccola, perché ne fate una da 4. Io apprezzo molto questa scelta di aver fatto una palettina da 4, perché io che mi porto sempre dietro blush, terra, ombretto compatti, penso che la utilizzerò proprio per farmi una palettina di quelle da tutti i giorni da tenere nel beauty dell'ufficio. Allora, ci sono due bustine e una stupenda scatola. Partiamo dalla scatola, vediamo un po' cosa c'è dentro. Bellissima. Ah, ok, wow. Ta-da! Mi sa che ho tutto, raga. Allora, abbiamo quattro rossetti che hanno questo packaging che ricorda la collezione. Bohème, Perfect Day, Goa e Reverse. Eccoli qua. Ve li faccio vedere tutti e quattro. Allora, ce ne sono due che sicuramente non mi piacciono, cioè non mi stanno bene più che altro. Ecco. All'interno sono di questo violetto, eccolo qua, Goa, perché come sapete, ecco qua, becca il raggio di sole, io non porto i marroni. Magari li metto da parte e li regalo a una di voi se vi piacciono, fatemi sapere. L'altro è quel lilla opaco che penso mi stia malissimo. Poi questo è Bohème, eccolo qua, un Malvina direi, bello, bello Bohème. Poi i Dazzle Liner sono i due eyeliner che sono uno azzurro e l'altro champagne glitteroso. Reverse, eccolo qua, questo colore io non me lo metterò mai e poi mai. Quindi Goa e Reverse, se voi vi truccate in modo particolare e vi piacciono, ditemelo, ve li mando volentieri, perché a me rimarrebbero veramente inutilizzati. E poi Perfect Day, questo mi sembra che è uno figo che mi piaceva. Sì, confermo. Una collezione estiva, ma non troppo, secondo me, per quanto riguarda i rossetti, perché Perfect Day e quest'altro secondo, Bohème, me li vedo benissimo anche da settembre-ottobre. Tra l'altro vi volevo chiedere, mentre spacchetto i due Dazzle Liner, ovvero i due eyeliner, che sono Crystal e Purity, volevo chiedervi se preferite un video in cui realizzo, mi sudano i baffi, in cui realizzo due trucchetti, facciamo una roba, va, che qua c'è più sole, due trucchetti, o se preferite solo gli swatch, insomma, come volete, fatemi sapere, perché a seconda ci impiego più o meno tempo. Ecco. Allora, ecco qua, questo è il Purity, che è un cristallo luminoso, più o meno, no? Uno champagne glitterato, bello. E l'altro Crystal mi piace molto, questo mi piace. Venuti bene i capelli oggi, vi metto nell'info box i prodotti utilizzati. Crystal è il turchesino blu brillante, bello, è un azzurro, un verde azzurro acqua glitterato, bellissimo. Ok, chiudiamo la scatola e mettiamola via. Vi farò le foto, ve le metto su Instagram nei prossimi giorni, delle cosine, le potete vedere per bene. Andiamo ad aprire questa prima busta, che contiene gli ombretti. Poi c'è questo Monoi, che dovrebbe essere un blush, e questo, come si chiama? Powder blush? Happitude. Monoi è Happitude. Monoi è chiaro, secondo me.
forse più invernale, non lo so, lo devo provare. Monoi e Happitude mi incuriosiscono molto. Ci sono due illuminanti che mi piacevano, vediamo dove sono, forse qui dentro, vediamo un po'. Uno che era tipo un arancionino, vediamo un po'. Shade and Glow Obsessed, questo lo faccio vedere. Obsessed, questo non è proprio un arancionino, forse allora è l'altro. Aspettate che guardo, perché ho visto tutti i colori online, quindi mi ero già un po' preparata e ricordo che un colore nello specifico mi incuriosiva molto, però non mi ricordo qual è. Tu chi sei? Habana. Questi due in realtà mi ispiravano, Habana e Obsessed, che secondo me sono due illuminanti. Allora, Obsessed è questo e Habana è quest'altro. Ok, chiudiamoli, mettiamoli via. Passiamo a... mi è caduto qualcosa qui, secondo me. Mi è caduto qualcosa perché dovrebbero esserci... Vabbè, recupererò. Allora, ecco gli ombretti, ve li faccio vedere tutti. Poi appunto valuteremo... Ma sono illuminata dalla luce divina. Allora, opachissimo blu velvet. Opachissimo lotus. Opachissimo eresia, fighissimo questo viola. Opachissimo puffo, si chiama New Heaven. Glitteratissimo Virgin Island. Glitteratissimo Alchemy. Eccolo qua. Glitteratissimo sempre On the Road. Col sudore che mi corre lungo la schiena. Glitteratissimo Mystic. Tu chi sei? Freestyler, anche tu sei glitterato. E c'è Millennium, Freestyler e Millennium. Questi sono tutti gli ombretti. Vi ricordo, ragazze, che questa è una chiacchierata per farvi vedere un po' tutto quello che c'è dentro la collezione, ma vedremo poi i colori con più calma. Non pensiate che io sia impazzita, però volevo giusto aprire il pacchetto insieme a voi. Ecco poi i due nuovi, continuano a sudarmi i baffi, i due nuovi matte liquid lipstick, che sono Antimatter and Fetish Mauve. Fetish Mauve mi ispira moltissimo, è un malva fetish, Fetish Mauve. Eccolo qua. L'altro invece non ho proprio idea di come abbinarlo, lo proverò magari solo al centro del labbro come illuminante, non lo so, perché sto colore, un liquid lipstick bronzo praticamente, bronzo glitterato. Oh, aria, ma funzioni? Io non lo so, questa tecnologia. Allora, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Cioè, è stranissimo. Non so, forse è abbinato veramente solo qui. Che ne pensate voi di questo Fetish Mauve? Comunque, ragazze, questo è quanto. Mi rendo conto che vi ho fatto vedere praticamente nulla, soprattutto degli ombretti. Quanto siamo? 8 minuti? Vi faccio vedere quelli che mi... E che ho paura che a tirarli fuori così in macchina faccio solo casini. Però mi ispirano indubbiamente il Lilla Lotus. Questo non lo so quanto lo sfrutterei. I glitterati mi piacciono tutti, anche il blu, anche se l'ho da usare come l'ha usato Giulia, cioè un trucco normale con poi all'interno un po' di questi due ombretti glitterati, Alchemy e quello azzurro, mi piacciono un casino. Quelli che mi hanno colpito di più, anche questo blu molto opaco, scuro, mi ispira da sfumatura. Li provo tutti, dai, vi faccio vedere. Ok, metto tutto via e torno in ufficio. Nel frattempo qui esce aria calda, tutto ciò è stupendo. Voi fatemi sapere che tipo di video preferite, se solo swatch o magari due look realizzati con questa collezione. Forse di qua c'era più luce, ragazzi, sono un disastro. Vabbè, comunque vi ho fatto vedere tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere. Io, a seconda di quello che preferite come utilità, vi faccio gli swatch o faccio due faccette magari una dopo l'altra. Ci vediamo presto, scusate per questo video folle, ciao.